Il dibattito sul personaggio Joliet è ancora aperto. Le cronache parlano di lui ripetutamente, il suo secondo posto a Sanremo, che poteva essere anche primo, ha sicuramente motivato tantissime persone, anche tanti giornalisti, ad occuparsi di lui, a capire un po' qual è il suo passato, la sua vita. Si sta cercando di in qualche modo sminuire il lato artistico per entrare più sul personale, e quindi prima le accuse di essere meridionale, di esprimersi solo esclusivamente in un napoletano stretto che nessuno comprende, e adesso ci sono tutta una serie di altre accuse. Rimane però un fatto: io ho difeso Joliet su quella che è l'accusa dell'essere meridionali, così come ho sostenuto che lui, Angelina Mango e tutte le persone, Arisa, che vengono dal meridione, hanno grandissime difficoltà ad entrare nei circuiti che poi ti portano anche ad avere il palco di Sanremo. E su questo bisogna dare atto ad Amadeus, che ha fatto un lavoro di reclutamento dei giovani straordinario e ha saputo cogliere anche quelli che sono i nuovi codici e i nuovi linguaggi. Il neomelodico è sicuramente conosciutissimo. Se voi andate in una scuola media o in una scuola superiore, tutti i ragazzi conoscono Joliet, conoscono le sue canzoni, ma tutti i ragazzi conoscono anche i suoi video, sia il video della canzone che è arrivata seconda a Sanremo, dove ci sono immagini abbastanza violente, a mio parere non condivisibili, e soprattutto il video precedente, Narcos, che è un video dove lui imbraccia il mitra. Insomma, ci sono anche delle scene di violenza che si ripetono, alcune nel video che lui ha diffuso con la canzone di Sanremo, Io per te, tu per me, e questo video fa capire, fa vedere che insomma c'è un abbinamento tra scene di violenza, anche scene che sono di violenza tra uomini e donne, insomma delle cose che sono a mio parere contestabili. Perché sono contestabili? Perché sono video amatissimi soprattutto dai ragazzi che frequentano appunto le classi terminali delle elementari, le medie e le superiori. Quindi ci può essere un principio che ti porta a pensare che alcune scene si possono emulare, che avere il mitra dorato o avere un'arma in mano ti permette qualunque tipo di potere, ed è questo secondo me che a me non piace in tutta quella che è la comunicazione e il marketing che Joliet sta facendo. Poi il fatto che lui sia meridionale, il fatto che lui abbia talento, il fatto che sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, questo gli dà soltanto merito, tanto è vero che il sindaco di Napoli, ex presidente della conferenza dei rettori e professore di grande fama, gli ha conferito un premio e adesso andrà addirittura all'università a parlare di questa sua capacità di interagire con i giovani. Su questo chapeau, sul fatto che si usino immagini molto violente, ripeto, esprimo grandi perplessità, perché ciò è ristimolazione.